Benvenute e benvenuti a Loving Books, al ciclo di incontri ideati e a cura di Michela Vassallo e realizzati in memoria di Rossella Panarese, organizzati dalla Biblioteca Universitaria di Genova. Dialoghi sui libri, il libro di cui si parla oggi, che si affronta in questo incontro, è Film che pensano, libro di Umberto Curi, un libro che parte da due, con l'idea di rispondere a due domande oppure affrontare due luoghi comuni in qualche modo, ovvero che il lavoro del filosofo quando si occupa di cinema sia un lavoro meno serio, e il secondo interrogativo che si pone è addirittura più ampio, cioè se davvero filosofia e cinema debbano essere due ambiti distinti. Senza voler andare a proporre una teoria sul o del cinema, comunque è un libro che invece ci dimostra la possibilità di far esprimere un pensiero ai film. Per parlare di questo libro, noi siamo in compagnia oggi dell'autore, di Umberto Curi, professore emerito di storia della filosofia presso l'Università degli Studi di Padova, visiting professor in università americane, ma che ha tenuto lezioni e conferenze presso molte università straniere, autore di più di 40 volumi, che ha conseguito premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per questi volumi e che ha diretto per oltre 20 anni l'Istituto Gramsci Veneto ed è stato per 10 anni componente del consiglio direttivo della Biennale di Venezia. Con lui, a interloquire di questo volume, c'è il dottor Andrea Panzavolta, un giurista di studi classici, un giornalista pubblicista che ha nei suoi principali interessi lo studio della letteratura, della musica, del cinema, del teatro, e che ha dedicato molti lavori a questi ambiti e che ha pubblicato nel 2018 Il Vangelo secondo Bergman, un volume nel centenario della nascita di Ingmar Bergman. E nello stesso anno ha anche curato nella sezione Grandi temi del pensiero del manuale di filosofia Il coraggio di pensare i lemmi di questo ambito. Io lascio a questo punto la parola ai nostri interlocutori che ringrazio per questa opportunità e per questo incontro, augurando a noi tutti un buon ascolto. Buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Ringrazio la professoressa Michela Vassallo e il direttore della Biblioteca Universitaria di Genova per il generoso invito. Dunque, il libro che presenteremo questa sera, è stato detto, è Film che pensano. Ora, Film che pensano è la summa della riflessione filosofica condotta da Umberto Curi sul cinema, un tema a cui l'autore ha dedicato numerose pubblicazioni. Ecco, per prima cosa sgomberei il campo da un possibile equivoco. Film che pensano non è un manuale sulla settima arte. A suo modo è una prova di regia, ecco, da parte del suo autore, o se si preferisce una sorta di diario dove lo spettatore Curi annota le proprie impressioni, ovviamente subspecie filosofie. In una pagina della sua autobiografia intitolata Lanterna magica, Ingmar Bergman racconta lo stupore che provò da bambino quando, dopo aver ricevuto in dono la notte di Natale una lanterna magica, vide proiettate sulle pareti dell'immagine. Ecco, leggendo Finché pensano, mi pare di cogliere tra le righe un simile stupore. Anzi, per impiegare un termine assai caro al professor Curi, un simile zauma. Parola anfibologica che potremmo tradurre con il sintagma fascinosum et tremendum. Ma il zauma, dice Platone in una famosa pagina di un dialogo, il teteto, è anche una forma di pathos che, come ogni altro pathos, conduce alla conoscenza, al mazos. Dunque il zaumazein
consente l'accesso al Manzanein. E Platone, sempre nel medesimo dialogo, si spinge addirittura oltre, infatti fa dire a Socrate che il pathos proprio dei filosofi è il zaumazein. Da qui la conclusione platonica: la filosofia non ha altro principio che non sia il zauma, lo stupore. Ecco, leggendo Film che pensano, risulta evidente come l'autore provi un malcelato fastidio per le questioni teoretiche riguardanti i film. Questioni che pure, non nascondiamolo, hanno appassionato tanta critica negli anni 60 e 70 del secolo scorso, e per tutti valga la fondamentale opera di Gilles Deleuze. Insomma, la riflessione sul cosiddetto specifico filmico sembra proprio non interessare Umberto Curi, ma è proprio questo disinteresse, a me pare, a rendere ancora più filosofico il discorso condotto da Curi, giacché, come accennavo sopra, egli si fa attento osservatore di quello che è il centro assiale di ogni riflessione filosofica, compresa quella sul cinema, e che consiste appunto nel zauma, il primum movens, per così dire, di ogni filosofare. Ecco, vorrei allora chiedere come prima domanda al professor Curi se si ritrovi in questa analisi. Ma comincio anch'io con un doveroso ringraziamento all'amica carissima professoressa Nicla Vassallo per l'invito a questo importante e estremamente interessante ciclo di incontri, e un ringraziamento molto vivo anche al direttore della Biblioteca Universitaria di Genova, che ospita questa iniziativa e che ha testimoniato l'interesse e il sostegno nei confronti di attività di questa natura. Credo che abbia fatto bene il dottor Panzavolta a iniziare il nostro dialogo riferito a questo libro intitolato appunto Film che pensano, indicando che cosa non c'è in questo libro, che cosa programmaticamente non vuole essere, prima ancora di addentrarci per capire che cosa troviamo nelle quasi 600 pagine di questo libro. Allora, è vero, ha colto con acume Panzavolta quello che ha definito un mio fastidio personale nel vedermi che dopo un prolungato periodo di oblio, nel quale occuparsi del cinema per uno studioso era considerata un'attività disdicevole, come se il cinema conservasse ancora un'aura sulfurea o fosse circondato da sospetti pruriginosi, dopo un periodo quindi di prolungato oblio, negli ultimi 20 anni, direi, del secolo scorso, nel nostro paese vi sono state numerosissime pubblicazioni che hanno avuto come tema, come stimolo, il rapporto tra cinema e filosofia. Pubblicazioni che hanno il più delle volte sottolineato la dimensione del cinema come arte, anche a costo di doverne svalutare l'altra dimensione, quella per la quale i film sono prodotto dell'industria culturale e quindi come tali si presentano con peculiarità irriducibili a quelle delle semplici opere d'arte. Questo interesse esploso in maniera particolare nel nostro paese è tuttavia figlio, io credo, di una serie di equivoci dai quali con questo libro ho cercato di tenermi lontano. Il primo equivoco riguarda l'ufficio, diciamo così, della filosofia nei confronti del cinema. Io non credo che il compito della filosofia nei confronti del cinema sia quello di doverne
giustificare la serietà, quasi che diversamente dovessimo assistere a una degradazione della qualità, del valore, dell'importanza del cinema. Non credo che il modo migliore per far lavorare la filosofia in rapporto al cinema sia quello di coniugare cinema e filosofia. Una delle manifestazioni più ricorrenti negli ultimi anni vede per l'appunto la coniugazione del cinema con letteratura, cinema con psicanalisi, cinema con scienze, quando invece si tratta di recuperare la specifica qualità delle opere cinematografiche come testi che vanno interrogati esattamente con lo stesso rigore e con lo stesso impegno col quale il filosofo che sia fedele al suo compito, starei per dire alla sua missione, interroga altri testi. Con questo, e chiudo la prima risposta al nostro dialogo, con questo intendo suggerire un punto che, come probabilmente anche altri, susciterà forse diffidenza e perfino scandalo in chi ci sta ascoltando. Cioè il fatto che io non credo che ci siano dei testi che siano di per sé intrinsecamente filosofici, perché filosofico è invece l'approccio ai testi, la modalità dell'interrogazione, le forme con le quali ci riferiamo a questi testi, ponendo appunto delle domande fondamentali ai testi a cui ci riferiamo. Credo anzi che uno degli esempi che confermano questa impostazione sia costituito dalla qualità mediamente scadente dei film che programmaticamente intenderebbero essere film filosofici. Tanto che per capirsi, quelle opere che per essere considerate filosofiche devono durare almeno 4 ore, avere i sottotitoli in tedesco ed essere afflitti da una trama incomprensibile. Io non credo che il cinema sia filosofico quando assume quelle forme, esattamente come non è sufficiente per qualificare un testo letterario come un testo filosofico la pretesa con la quale questo testo si presenta. Per dirla tutta, i nostri scaffali sono pieni di pubblicazioni che vorrebbero proporsi come testi filosofici e non lo sono, mentre abbiamo dimenticato di porre domande filosofiche ai grandi testi della narrativa e della poesia del Novecento. Ma per il momento mi fermo qui, sottoponendomi alle grinfie del dottor Panzavolo. Grinfie benevole. Dunque, siamo partiti dal zauma. Ma il zauma, dicevano gli antichi, è anche il fondamento di quella particolare forma del filosofare che è il myzologein, cioè il raccontare miti, myzoi. Miti a cui Platone riconosce la dignità di discorso vero intorno ad alcuni temi di particolare importanza. Il commento che Umberto Curi sviluppa sul film di Manuel de Oliveira e che è riportato nel volume, film intitolato Un film parlato, riporta in apertura un frammento di dialogo tra una bambina e sua madre. Domanda la prima: mamma, che cos'è un mito? E la risposta suona: un mito è un racconto. Ecco, un racconto, è opportuno aggiungere, che non cessa mai di dire ciò che ha da dire,
come rivela proprio l'etimologia della parola, il verbo muein, che significa chiudere, o ciò che è lo stesso, parlare a labbra chiuse, quindi in modo non del tutto intelligibile. Insomma, per quanto lo si analizzi, il mito è un racconto che conserverà sempre una zona inaccessibile di senso. Ecco, se così stanno le cose, alla domanda che cosa è un film, potremmo forse rispondere un film è un racconto. Penso che Curi si ritrovi in questa affermazione non solo perché le sue analisi dei film possiedono un godibilissimo senso della narrazione, ma anche perché egli stesso pesca piene mani nei lussureggianti giacimenti mitopoietici del mondo greco. Tant'è vero che più volte nel corso della lettura viene spontaneo pensare alle Metamorfosi di Ovidio e di ravvisare nel volume di Curi quasi una variazione, ecco, un contrappunto al capolavoro ovidiano. E qui emerge anche la cifra schiettamente umanistica del lavoro di Curi, il suo intendere, cioè la tradizione classica, non come una polverosa e sedentaria erudizione, bensì proprio come un reagente per inaccessa tentare, dicevano gli umanisti, per scoprire nuove vie interpretative. Ecco, allora chiedo al professor Curi in che misura i muzoi greci, anche se non mancano nel volume numerose incursioni pure nel Vetero e nel Nuovo Testamento, in che misura, dicevo, i muzoi sono stati il suo strumento di lavoro. Ma potrei rispondere in maniera lapidaria, ricordando una celebre ma anche troppo spesso rimossa o dimenticata affermazione del grande studioso di cinema francese André Bazin, il quale sostiene in un suo scritto: un film, dopo tutto, è per prima cosa un racconto. E in effetti, se noi immaginiamo di incontrare degli amici che sono appena stati a assistere ad una proiezione cinematografica e chiediamo loro un giudizio sul film, la risposta che quasi sempre viene data è raccontare il film. È questo l'atteggiamento che abbiamo e che, se ci pensate, è un atteggiamento che caratterizza peculiarmente il rapporto col cinema. Non credo che la stessa cosa accada al termine di un concerto o alla conclusione della visita ad una mostra di arte figurativa, dove per poter restituire ciò che si è ascoltato, ciò che si è visto, non si racconta una storia. Mentre è così, non oso dire per tutte le opere cinematografiche, ma per la stragrande maggioranza delle opere cinematografiche, esse sono dei muzoi. E io, come dire, ho la temerarietà di sostenere che quello che è stato per alcuni secoli il grande mitos classico, in particolare nell'antichità greca e poi in quella latina, e cioè non semplicemente una favoletta, come troppo spesso si indulge a tradurre mitos, ma un racconto, una narrazione che funziona come contenitore di trasmissione di idealità, di valori, di conoscenze, come veicolo di comunicazione tra le generazioni e tra i popoli, soprattutto nella fase in cui la scrittura non è stata ancora inventata, ma anche successivamente. Basti pensare al ruolo fondamentale che i grandi miti antichi hanno per innervare la tragedia classica di Sofocle, di Eschilo, di Euripide.
in qualche modo ho interrogato in questo libro le opere cinematografiche sub specie mythoi, sotto la specie per la quale essi sono dei racconti. E il racconto è premio di valori, idealità, conoscenze, affronta problemi che sono problemi squisitamente filosofici: che cos'è la bellezza, che cos'è la giustizia, qual è lo scopo a cui tendiamo, qual è l'origine e qual è il destino che ci attende. Domande classicamente filosofiche che trovano abitualmente nelle opere cinematografiche, anche se espresse attraverso una pluralità di linguaggi tra di loro interagenti, trovano una espressione particolarmente efficace e incisiva. Un'appendice a questo ragionamento: ha fatto bene Panzavolta a richiamare il rapporto che abbastanza frequentemente istituisco in questo libro tra le opere cinematografiche e in maniera particolare alcuni dialoghi platonici. In maniera specifica c'è un passaggio del Protagora di Platone dove il vecchio sofista, rispondendo alla domanda di Socrate, che gli ingiunge di dimostrare che la politica è un'arte e come tale è insegnabile, risponde ponendo egli una domanda: volete che io lo dimostri attraverso il logos, e cioè attraverso un ragionamento logico astratto, o mediante il mythos, cioè attraverso un racconto? E poiché i suoi interlocutori manifestano una loro equidistanza da entrambe queste ipotesi, allora Protagora afferma: è più piacevole che lo dimostri, e il verbo adoperato è apodeicnumi, che è il verbo che troviamo anche negli elementi di Euclide per indicare la dimostrazione rigorosa. È preferibile, più piacevole che lo dimostri attraverso il racconto. Ecco, in qualche modo, uno dei temi ricorrenti nel volume di cui stiamo discutendo è l'analisi di quei mythoi che sono le opere cinematografiche, intese come giacimenti di senso che vanno evidenziati e valorizzati. Ecco, allora siamo giunti alla conclusione che che un film è un racconto, ma che accade quando il racconto è indicibile, quando non può essere detto? Facciamo subito un esempio: come narrare l'evento indicibile per eccellenza, e cioè la passione e la morte di Dio. Quella che San Paolo, impiegando due termini che non potrebbero essere più antinomici, chiama o logos tustauru, il verbum crucis, il logos, e tutti sappiamo quali suggestioni si scatenano, si squadernano nella mente di un greco alla parola logos, il logos, dicevo, di quella morte turpissima che è la croce. Cioè, come si può aggiungere, ecco, qualcosa a questo logos che tutti i possibili logoi ricapitola al di là di ogni principio di contraddizione? Ogni parola che si aggiungesse alla parola per antonomasia non finirebbe per essere un patetico balbettio, o peggio ancora, non finirebbe per tradirla la parola? Ecco, se questo è vero, penso che il cinema disponga soltanto di due strade per rapportarsi alla passione di Dio: o fare della passione una mimesis, cioè una mera rappresentazione, rappresentarla per immagini,
o intenderla invece ancora una volta come un miuzos, come una narrazione che non solo richiede ma addirittura esige una interrogazione infinita. Curi nel libro analizza, massacrandola a ragione, The Passion di Mel Gibson, dove la pudica reticenza dei quattro evangelisti, i quali si limitano a descrivere la passione di Gesù ricorrendo a pochissimi verbi, flagellare, percuotere, coronare di spine, trafiggere, è sostituita da un alluvionale catalogo di torture del tutto assente nelle fonti canoniche. All'opera di Gibson, Curi contrappone, quale esempio virtuoso, la Passione secondo Matteo di Pasolini. E tuttavia, se è vero che all'indicibile si può soltanto alludere, a me pare che anche Pasolini abbia fallito la scommessa, perché, sia pure con esiti artistici irriducibilmente superiori, è caduto nella medesima iubris di Gibson, quella appunto di mostrare la passione di Cristo. Come pensi invece l'unico cineasta che sia riuscito a raccontare la passione pur senza minimamente citarla è stato Robert Bresson con Au hasard Balthazar, dove il Cristo è sostituito da un asinello. Ecco, la mitezza dell'asino, le percosse, le umiliazioni di cui è fatto bersaglio, i primi piani del suo sguardo nel quale sembra confluire tutto il dolore del mondo e soprattutto la sua morte, punteggiata da tanti riferimenti biblici, fanno di questo film un unicum nella storia del cinema. Ma adesso, ed ecco la domanda, potremmo accostare anche la morte di Walter Kowalski al secolo Clint Eastwood nella straordinaria sequenza finale di Gran Torino, film a cui lo stesso professor Curi nel libro dedica un penetrante studio? Ma ci inoltriamo su un terreno particolarmente impegnativo, delicato e perché no anche scosceso, in cui può essere facile anche prendere qualche scivolone. Nel libro io ho cercato di evitare cadute di questa natura e non posso però sorvolare sulla provocazione che è stata testé proposta dal dottor Panzavolta. E lasciate che allora, in maniera appena un po' più esplicita, io dica in che modo, attraverso alcune opere cinematografiche, ho avuto la temerarietà di affrontare il tema della morte di Dio. Per la verità, io sono partito in maniera retrograda da chi davvero ha avuto la temerarietà di dirla, di pronunciarla, di descriverla, la morte di Dio, e cioè Mel Gibson, autore australiano convertitosi alla regia in età già avanzata, dopo un passato di attore non particolarmente brillante e non particolarmente incisivo, è giunto al progetto di realizzare la Passione di Cristo, dando risalto a quelle che egli giudicava essere fasi del racconto della Passione che erano state minimizzate o edulcorate dalla tradizione pittorica e da quella teologica, e che invece a suo giudizio andavano evidenziate nella loro crudezza. Di qui la scelta di mostrarci tutte le 57 scudisciate che affliggono il Cristo deriso, schernito, massacrato dai suoi carcerieri. E ogni dettaglio non ci viene risparmiato
fino a far sì che emerga quello che Aristotele deplorava doversi esprimere nella tragedia, e cioè il raccapricciante, che nulla ha a che vedere col tragico, dice Aristotele. Con ciò, mettendo una pietra sopra anticipatamente alle pessime produzioni cinematografiche horror che funestano le nostre sale cinematografiche. Ma Gibson fa un'operazione più audace, vuole mostrare ciò che mai è stato mostrato prima, esibire in tutta la sua crudezza la passione di Cristo. Ecco, io ho contrapposto di qui l'andamento retrogrado alla passione di Cristo di Gibson, più che soltanto un'opera di Pasolini, e cioè il Vangelo secondo Matteo, le due opere di Pasolini tra di loro coordinate, il Vangelo secondo Matteo e prima ancora quell'episodio del film a episodi Rogopag, in cui si descrive il tentativo di realizzare un film sulla passione di Cristo. E Pasolini descrive in questo episodio, che è intitolato La ricotta e che vede tra i protagonisti niente meno che Orson Welles, nella parte del regista che cerca di realizzare un'opera cinematografica che descriva la morte di Cristo, e questo film si conclude col fallimento catastrofico del progetto di realizzazione dell'opera cinematografica. Pasolini ci vuole dire che quel tema, quell'argomento, quella morte non è suscettibile di rappresentazione. Non abbiamo gli strumenti, non abbiamo il linguaggio, non abbiamo i mezzi per poter descrivere la passione e la morte di Dio. L'unica cosa che possiamo fare è dichiarare la nostra incapacità di descriverla, descrivere la nostra impotenza. Qualcosa di simile a quello che ha fatto in una delle opere cinematografiche sue migliori, un autore che per altri versi non amo, come Federico Fellini, che nell'opera intitolata Fellini 8 e mezzo dice di non aver più nulla da dire, dice di essere arrivato al punto in cui la crisi della sua creatività di artista gli impedisce di procedere oltre, cosa che a mio giudizio avrebbe dovuto comportare la conclusione dell'attività cinematografica da parte di Fellini, che avrebbe inanellato 8 capolavori e mezzo senza bisogno di aggiungere a quelle prime opere testi cinematografici residuali o letteralmente scadenti, come quelli che, salvo pochissime eccezioni, seguono Fellini 8 e mezzo. Nel Vangelo secondo Matteo, Pasolini è memore dell'esperienza fatta con la ricotta e dà un'indicazione allusiva. Non ci può essere un logos, un discorso, una narrazione capace di descrivere la morte di Cristo. L'unica cosa che possiamo tentare è metterci all'ascolto di un altro linguaggio che nella sua solennità, nella sua austerità, nella sua ricchezza dica questa impossibilità di rappresentazione, e cioè la grande musica di Bach che conclude il Vangelo secondo Matteo di Pasolini e che sostituisce a parole che non possono essere dette di fronte a un evento di questa portata, sostituisce l'effetto straordinario evocativo della musica. Chiudo con una curiosità che spero, mi auguro,
possa interessare qualcuno di coloro che ci sta seguendo. In tema di rappresentazione dell'irrappresentabile, vi è un aspetto che quasi incidentalmente mi è accaduto di scoprire proprio lavorando sul testo di Mel Gibson e su quelli di Pasolini. Sappiamo che uno dei temi ricorrenti nella pittura alto medievale, rinascimentale e dell'età moderna è quello che va sotto il titolo Il compianto sul corpo di Cristo. Abbiamo una rappresentazione alla quale è stato attribuito questo titolo del compianto sul corpo di Cristo anche in un affresco custodito nella Cappella degli Scrovegni di Padova. Bene, ciò che si vede nel compianto, in maniera particolare nel compianto di Giotto a cui mi riferisco, è una scena in cui alle spalle dei protagonisti che vengono raffigurati vi è la croce. Quindi è una scena che ipotizza un quadro, un contesto in cui è appena avvenuta la deposizione e il corpo di Gesù è sorretto dalle pie donne, in maniera particolare dalla madre, mentre vi sono anche altri tre personaggi maschili. Bene, la piccola, ma forse non insignificante scoperta che mi è accaduto di fare è che non solo nei Vangeli questa scena non è descritta, ma è addirittura esclusa, perché in uno dei passaggi del Vangelo secondo Matteo si dice testualmente: le donne osservavano la scena in lontananza perché alle donne non era consentito assistere al supplizio. In qualche modo la tradizione che prende le mosse da Giotto e che poi reinterpreta questo episodio del compianto è come se volesse chiudere una falla della descrizione evangelica introducendo una scena che non viene descritta con le parole degli evangelisti. In qualche modo il racconto figurativo può essere più ricco, più esauriente del racconto fatto attraverso le parole. Ecco, il suo riferimento a Fellini mi dà l'abbrivio per spostare un po' la nostra discussione sul nostro paese, sul cinema italiano. E anche se nel suo canone cinematografico, professor Curi, non mancano i cineasti italiani, registro tuttavia un'assenza che non passa inosservata. Alludo alla commedia all'italiana. È un'assenza tanto più problematica perché se vi è un genere che flirta con la filosofia è proprio questo. A sostegno di questo assunto chiamo in soccorso uno dei più grandi poeti e quindi uno dei più grandi pensatori italiani, cioè Giacomo Leopardi, autore tra le altre opere di un testo che forse ogni italiano dovrebbe meditare ogni giorno come un breviario laico. Alludo cioè al discorso sopra lo stato presente dei costumi degli italiani. Ecco, la tesi di fondo di questo crudele pamphlet è quella secondo cui gli italiani, pur avendo rispetto a paesi come la Francia, l'Inghilterra e la Germania, cito, una scienza filosofica e di cognizione matura e profonda dell'uomo e del mondo incomparabilmente inferiore, non di meno, benché parrà un paradosso, essi nella pratica sono mille volte più filosofi del maggior filosofo che si trovi in qualunque delle dette nazioni. E questo, aggiunge Leopardi, perché gli italiani convivono con quella cognizione che è la somma di tutta la filosofia.
con la cognizione, cioè, della vanità di ogni cosa. E secondo questa cognizione, essi sono disposti assai più delle altre nazioni. Così prosegue poi il poeta di Recanati: tutto questo arreca ai costumi il maggior danno che si possa pensare. Il disprezzo e l'intimo sentimento della vanità e della vita sono i maggiori nemici del bene operare e autori del male e dell'immoralità. E la conclusione è deprimente. Gli italiani ridono della vita, ne ridono assai più e con più varietà e persuasione intima di disprezzo e di freddezza che non fa nessun'altra nazione. Ecco, è questo riso leopardiano, diretto discendente del riso di Democrito, che risuona nella commedia italiana. Una locuzione dove fondamentale non è tanto il sostantivo quanto piuttosto l'aggettivo. È italiana questa commedia perché dell'Italia svela impudicamente la maledizione che la soffoca, che la costringe all'interno di una tunica di nesso fatta di indifferenza, di disprezzo, di cinismo, di apatia morale, di lenocinio intellettuale da cui la resistenza, ecco, ha tentato invano di far uscire. E il riferimento alla resistenza non credo sia peregrino, giacché film come Tutti a casa, Una vita difficile, C'eravamo tanto amati e La terrazza sono la migliore esegesi di quella che Norberto Bobbio chiama con una felice espressione la resistenza incompiuta. Ecco, mi piacerebbe chiederle allora, professor Curi, in una battuta, quali sono i suoi rapporti con la commedia all'italiana? Ma è un discorso che potrebbe essere molto lungo e che invece, come accade anche per ragioni di tempo, visto che abbiamo ormai quasi raggiunto i limiti che ci hanno suggerito, dovrà essere telegrafico. Se per commedia all'italiana intendiamo quella di cui lei ha menzionato alcuni titoli particolarmente significativi, o addirittura se per cinema italiano, sottolineando quindi, come lei auspicava, l'aggettivo piuttosto che il sostantivo, intendiamo le opere cinematografiche della fine degli anni 40 del Novecento, penso a Ladri di biciclette, Umberto D, Roma città aperta, ma la mia ammirazione è grande e incondizionata, e anzi devo dire che in me è vivo lo stupore nel vedere come, pur essendo state apparentemente molto valorizzate e incensate, opere come ad esempio Umberto D sia rimasto sostanzialmente incompreso nella sua specifica filigrana filosofica, non come una sovraimpressione alla trama, all'ordito cinematografico di improprie categorie filosofiche, ma come evidenziazione della qualità, dell'importanza dei problemi che quest'opera pone. Quindi non solo non vi è scarsa considerazione, ma vi è anzi in qualche modo il rammarico per opere che attendono ancora di essere giustamente valorizzate. Naturalmente, ma questo era implicito anche nella sua domanda, non ritengo che si possa chiamare commedia all'italiana quel pessimo genere cinematografico che pure reca l'aggettivo italiano degli ultimi 20 o 30 anni, dove con il pretesto di rallegrare le festività di Natale o di Pasqua si contrabbandano sottoprodotti che non hanno alcuna dignità, anzitutto di carattere cinematografico, meno ancora di carattere intellettuale. E su questo concordo. Un'ultima domanda, perché il tempo a nostra disposizione va esaurendosi. Prima abbiamo ricordato il riso di Democrito, ma questo, secondo la tradizione classica, non è pensabile senza il pianto di Eraclito.
E non è un caso che dei timpani, dei teatri, dei cineteatri di tutto il mondo siano riportate le maschere di Thalia e di Melpomene, le muse che presiedono rispettivamente la tragedia e la commedia. Come il pianto, così anche il riso è una via per giungere al mazos, alla conoscenza. Anzi, alcuni pensatori si spingono addirittura ad affermare che il riso sia la trascendenza del tragico e il teatro di Samuel Beckett insegna. Ora, siamo nel 2021 e non possiamo esentarci da un doveroso tributo al capolavoro di Charlie Chaplin, uscito nelle sale cinematografiche esattamente 100 anni fa. Alludo ovviamente al Monello, che mi sento di annoverare tra le massime espressioni della nobiltà dello spirito umano. Ebbene, la didascalia che compare in apertura è un manifesto poetico in sedicesimi, un film con un sorriso e forse con una lacrima. Ecco, Curi è autore, è anche autore del volume intitolato Miti d'amore. La mia ultima domanda allora è questa. Possiamo inserire il Monello di Chaplin nel canone dei miti d'amore del mondo occidentale? Ma devo anzitutto ricordare, anche se può apparire poco elegante, che in occasione del centenario della uscita nelle sale del Monello ho appunto realizzato un breve saggio sul film comparso nella lettura del Corriere della Sera. Ed è nel contesto di quel saggio che ho cercato di argomentare in maniera meno cursoria di quanto potrò fare ora, soprattutto per ragioni di tempo, la necessità di una molteplicità di chiavi di lettura del film. Certamente una delle chiavi di lettura che abitualmente viene tuttavia trascurata e che lei Panzavolta ha fatto bene invece a sottolineare è quella che riguarda la concezione dell'amore. Abbiamo probabilmente trascurato, anche perché abbagliati dal fulgore di altre opere cinematografiche, quanto sia lunga, persistente, movimentata e diversificata la tradizione delle opere cinematografiche che hanno come tema l'amore. Quasi sempre queste opere coniugano l'amore col termine ad esso correlativo che è la morte. E da questo punto di vista, nel libro Film che pensano, io manifesto la mia ammirazione per il modo in cui questa dualità amore e morte trova una sua rappresentazione estremamente suggestiva e straordinariamente appropriata in un film frettolosamente giudicato alla stregua di un musical e che invece si presenta con le carte in regola per essere considerato un capolavoro cinematografico, quale è appunto Moulin Rouge di Baz Luhrmann. Il Monello è apparentemente più umile, più dimesso nel modo col quale descrive la vicenda, la storia d'amore, ma è anche più ricco, meno convenzionale, più originale nell'impostazione di un ragionamento che riguarda un tema così frequentemente trattato, visitato, analizzato. È la conferma, se vogliamo, che il cinema, l'opera cinematografica, può essere, come Aristotele diceva della tragedia, anche qualcosa nella quale, per esprimersi al meglio, non è necessario il Dolby Stereo, non è necessario lo schermo panoramico, non è necessario l'abbagliante colore del Technicolor, può essere affidato a linguaggi apparentemente più poveri, ma straordinariamente più ricchi di significati e di insegnamenti. Insomma,
recuperiamo, soprattutto in un periodo così difficile e delicato come quello che stiamo attraversando, la passione per il cinema, senza avere il pudore di domandarci: ma quale storia ci sta raccontando? Di che cosa parla questo film? Che cosa ci vuol dire? Anche se non la accettiamo, se vogliamo contestarla o criticarla. Riprendiamo questa bella abitudine che richiama la consuetudine della grande Atene classica, quando tutta la popolazione, donne e bambini inclusi, partecipava alla rappresentazione dei grandi concorsi tragici. E con questo io la ringrazio di aver dedicato attenzione a questo mio libro. Spero che le chiacchiere che abbiamo fatto finora, in parte almeno, abbiano interessato coloro che ci hanno seguito e che, se vorranno avere materia per contestarmi più direttamente, potranno riferirsi direttamente al libro Finché pensano. La ringrazio e le rinnovo i complimenti per il suo volume. Grazie.